Amici ciomiche, benvenuti e benvenute in questo inaspettato svuota la spesa acqua e sapone. Ovviamente, come sempre, ogni volta che vado da acqua e sapone, entro per una cosa e poi esco con la busta. Non so dove cavolo ho ficcato lo scontrino di acqua e sapone, però ricordo di aver speso intorno alle 22-25 euro massimo, non mi ricordo di preciso. Partiamo dal primo prodotto, pesco a caso, non ricordo i prezzi, non li ricordo proprio, in più ho perso lo scontrino. Detergente per le stoviglie, ho voluto provare questo, il Dual Power, perché ne parlano bene, io poi amo provare prodotti diversi. Siccome questo non l'avevo mai provato, mi piaceva il fatto che avesse il dispenser. Ce n'erano di tre tipologie: a agrumi, melograno e aloe, e questo al limone. Passerei all'altro prodotto per la casa, anzi per il bucato. Questo l'ho preso grazie ad una vostra dritta, un vostro consiglio. Non vedo l'ora di utilizzarlo. Sotto qualche video, se non mi sbaglio, l'ultimo video pubblicato sui prodotti finiti, avevo terminato degli ammorbidenti e sotto quel video qualcuno mi ha scritto di provare lui. Perché il commento diceva: se ti piace il Mon Amour, prova questo che non lo molli più. Io mi fido dei vostri consigli, quindi l'ho acquistato alla cieca, fidandomi dei vostri consigli, e l'ho preso. Ho preso questo ammorbidente concentrato di Chantecler, i concentrati, sali marini e fiori di loto con perle di profumo, rilascio graduale, 57 lavaggi, 100 giorni di freschezza, ammorbidente concentrato. L'ho acquistato sulla fiducia, ovviamente. Appena uscita da questa sapone, la prima cosa che ho fatto è sentire il profumo. È un profumo buonissimo, è un profumo di fresco proprio buonissimo, quindi non vedo l'ora di metterlo alla prova. Grazie mille per la dritta, vi farò sapere. Sempre per rimanere in tema avvocato, giacché vi faccio vedere l'altro prodotto che ho acquistato lui, il sapore di Marsiglia, spuma di champagne, che era in offerta, questo me lo ricordo, a 1,49 euro. Questo l'ho preso per pretrattare i tessuti. Spuma di champagne a bucato, Marsiglia, sapone da bucato di origine naturale, pretrattante 100% italiano. Poi adesso passiamo a prodotti per la cura e l'igiene della persona. Da cosa partiamo? Partiamo dai deodoranti. Come vi ho detto in qualche video, uno dei deodoranti più efficaci su di me è il Breeze al talco roll-on, però, perché ho provato anche le altre versioni e quella roll-on è la più efficace su di me. Ha un solo difetto quel deodorante, e cioè che ha una formula molto densa e corposa, quindi ci mette un po' per asciugarsi. Quindi quando fa caldo, stavo cercando di trovare un deodorante che potesse essere simile a quello come efficacia, ma un po' più sottile a livello di formula, che si assorbisse. Però io sto provando diversi deodoranti spray, purtroppo non mi danno la stessa efficacia dei roll-on o dei vapo in questo periodo, e quindi sto provando e spero di trovare un deodorante che sia come efficacia pari al Breeze roll-on al talco. Male che vada, se proprio non dovessi trovare niente di valido o alternativo, vado su quello, ricompro quello, amo in pazienza. Comunque voglio provare, ovviamente voglio testare, e quindi ho acquistato due deodoranti. Il primo è questo, è il Dove Original nella versione roll-on. Questo è quello nuovo, perché adesso si chiamano Advanced Care Fragranza Original. Siccome ho la versione spray di questo, che non mi dispiace, devo dire, però come vi dicevo poc'anzi, gli spray non mi danno proprio un'efficacia al 100%, tanto da farmi stare tranquilla per tantissime ore. Quindi, vedendo comunque il roll-on, la versione roll-on di questa nuova linea, perché comunque alla fine non si chiama più Dove Original e basta, si chiama, infatti lo stanno anche pubblicizzando, Dove Advanced Care. Presumo li abbiano potenziati, non lo so, non vi so dire, però siccome appunto con la versione spray non mi sono trovata malissimo, ho detto prendiamo il roll-on. E poi ho preso un deodorante di cui ho visto su TikTok parlare benissimo, però della versione spray. Quindi ho pensato: se trovo la versione roll-on, provo la versione roll-on, e fortunatamente l'ho trovata. Sto parlando di lui. Ho visto un po' di recensioni su questo marchio, ma una recensione in particolare su TikTok mi ha colpito, perché era proprio una recensione su questa linea qui. Comunque lui è il Sauber
ed è della linea Sport e Stress Deo Active, 100% efficacia attiva, 0% alcol, 40% più di prodotto. Questo mi pare di averlo pagato sulle 3,95 euro, se non mi sbaglio era a prezzo pieno, così come questo, ma questo non ricordo quanto l'ho pagato perché ho perso lo scontrino. Però questo qui sono curiosissima di vedere come si comporta, quindi poi magari vi aggiorno su questo. Comunque, se ce l'avete, se avete i deodoranti Sauber, scrivetemi qui sotto la vostra esperienza al riguardo. Io testerò e poi ovviamente vi farò sapere, perché devo realizzare un video dei top e flop del periodo e quindi non lo so se poi ci inserirò questi due. Vorrei avere qualche giorno per testarli e poi magari realizzeremo il video, perché è in cantiere da un po' quel video lì. Poi succede che testo dei prodotti, aspetto, li inserisco nel video, nella scaletta, poi sto per registrare il video, poi dicono aspetta, voglio provare quel prodotto, perché se mi trovo bene lo inserisco nel video, quindi sto rimandando la registrazione di questo video, ma prima o poi arriverà. Ho acquistato una bella combo, una bellissima combo, il bagno latte. Io già lo conosco benissimo, la profumazione mi piace tanto. Ho acquistato questo bagno doccia, bagno latte di Nidra, bagno latte idratante con proteine del latte. Questo qui io lo amo, l'ho sempre amato. Ogni tanto a rotazione mi piace prendere quei bagno doccia che mi piacciono tanto, e questo è uno di quelli. Ha una profumazione proprio di crema, di pulito, buonissimo. E l'ho preso in accoppiata da abbinare alle saponette della stessa linea. Se avrete visto il video in cui vi parlo della doppia detersione corpo e di come sia stata la svolta per me, saprete insomma che io ormai da diverse settimane sto effettuando per il corpo la doppia detersione, che consiste nell'abbinare una saponetta profumata per il corpo al bagno doccia. E quindi, siccome appunto il Nidra mi piace tantissimo, ho voluto prendere questi due prodotti per abbinarli insieme, perché ultimamente mi sta venendo la fissa degli abbinamenti. Siccome appunto stiamo andando verso la bella stagione e le mie docce giornaliere sono numerose, ho bisogno di sentirmi fresca e pulita. Se vi siete perso il video sulla doppia detersione corpo, ve lo lascio giù nell'info box alla fine di questo video. Andate a vedere il video e poi provate la doppia detersione per il corpo, vi spiego tutto in quel video lì, vi invito ad andare a guardarlo. Tre saponette con proteine del latte, ingredienti 98% di origine naturale. Questi sono idratanti, saponette formulate con il 98% di ingredienti di origine naturale, arricchite con proteine del latte e latte in polvere. Aiuta a mantenere la naturale idratazione della pelle, adatto a tutti i tipi di pelle, anche quella dei bambini, dermatologicamente testato. Sono tre saponette da 90 grammi l'una, mi pare di averle pagate sull'euro e 60. Ovviamente poi vi aggiornerò anche per quanto riguarda l'oro, perché sulle saponette Dove vi ho aggiornato nel video sulla doppia detersione. E adesso passiamo agli ultimi prodotti e abbiamo finito questo svuota la spesa piccolo piccolo veloce veloce. Io li ho visti, li vedo da un po' in giro, vi ho chiesto anche su Instagram se qualcuno di voi avesse provato questi prodotti. Ho ricevuto diverse recensioni da parte vostra e quindi non mi resta che darvi la mia poi appena li proverò. E sto parlando della nuova linea di Ultra Dolce. Ho acquistato shampoo e balsamo della nuova linea Ultra Dolce, infusa di acqua di riso e amido. Curiosissima di provare questa linea qui. Ho sentito il profumo e il profumo è buonissimo, è buonissimo. Per quanto riguarda il My Curly Method, questo è un final wash e questo è approvato dal metodo. Anche la maschera è approvata dal My Curly Method, se vi può interessare. E amici e amiche, questo è tutto, il video finisce qui, vi aggiornerò non appena avrò testato qualcosina, poi non lo so se inserirò qualche prodotto nei top e flop. Vi ringrazio tanto per la compagnia, spero che il video vi sia piaciuto, vi saluto, vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video.